Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo per la prima volta insieme come realizzare una clutch con questa fantastica chiusura, guardate che meraviglia, rivestita tutta interamente all'uncinetto. Devo ancora inserirci qui nei ganci, vedete che ci sono i gancetti, devo ancora inserirci la catenina per fare la tracolla. Ma questo è il risultato finale. Ho realizzato questa pochette con il nuovo cordino Swan Twister, che è questo qui. Mi sono trovata veramente benissimo, è un cordino ritorto super lucido che si lavora benissimo. L'ho lavorato con un 3 3 mezzo ho utilizzato, comunque si lavora con un 3 3 mezzo, dipende un po' dalla vostra mano se tirate oppure no. È veramente molto 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 bello, sono super soddisfatta del risultato finale e mi sono decisamente innamorata di questa pochette. Spero che piaccia anche a voi e se provate a realizzarla, come sempre aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le mie cuncinettine. Un bacione enorme, ciao. Quello che ci occorre per realizzare questa clutch è del cordino. Io vado a usare lo Swan Twister, che è quello ritorto che vi avevo già presentato in un video precedente. Andiamo a lavorare questo cordino con un uncinetto 3 e mezzo e poi ci serve un inserto per clutch. Vado a usare questo qui con questa chiusura magnifica, vedete, e questa è la clutch con le due parti che adesso vi faccio vedere come andare a incollare. E appunto ci serve della colla, io utilizzo questa qua che è la colla Gutterman, che è una colla tessile ma che incolla anche plastica, metallo e altre cose, quindi vado ad utilizzare questa colla sia per attaccare la plastica qui al metallo dell'inserto sia per andare poi ad attaccare la parte che realizzeremo all'uncinetto. Quindi ci serve un tubetto di colla. Vi ricordo che come sempre tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Per primissima cosa dovete andare a incollare questo pezzo di plastica qui nell'inserto di metallo. Allora, come potete vedere è veramente molto semplice perché le due parti si incastrano perfettamente. Ci sono queste slepature, vedete, qui, qui, qui e qui, che vi aiutano e la plastica si inserisce perfettamente, si incastra, vedete, con moltissima facilità. Allora, voi prendete la colla Gutterman, appunto, che vi dicevo prima, questa colla, e andate a spalmarla all'interno col tubetto di tutta questa scanalatura, tutto attorno, e dopodiché posizionate la plastica, ok? Non è una colla presa rapida, dovete lasciarla agire per circa 5-10 minuti, dopodiché voltate la clutch, andate a fare lo stesso lavoro mettendo la colla qui in tutti i bordini e poi andiamo ad inserire anche questa parte qua, ok? Io non ve lo faccio vedere semplicemente perché l'ho già fatto, vedete, questa è la mia clutch uguale, però sono già andata a fissare con la colla le due parti e questo è il risultato. Non preoccupatevi, ad esempio a me qui si vede un pochettino che mi è uscita fuori qui così, ma tanto andremo a rivestire il tutto e non si vedrà più niente. Quindi questo è quanto ci occorre per iniziare, ok? Andare con la colla ad attaccare le due parti di plastica. Ma ripeto, è un procedimento veramente molto molto semplice. Dopodiché partiamo nella realizzazione del pezzo all'uncinetto. Quindi prendiamo il nostro cordino, andiamo a fare il cappio e partiamo avviando 30 catenelle. Più una per girare, quindi in realtà dobbiamo farne 31. Dopodiché partiamo a realizzare il punto, che è una grana di riso molto semplice che si ottiene alternando maglia bassa a catenelle. Quindi entro nel primo punto e lavoro una maglia bassa, poi faccio una catenella e salto una catenella in corrispondenza di base, ok? Quindi invece di entrare qui entro nel punto successivo, voilà. Adesso facciamo di nuovo una catenella, saltiamo
in corrispondenza al punto di base, andiamo in quello successivo e lavoriamo un'altra maglia bassa. Ancora una catenella, sempre saltiamo una catenella corrispondente alla base e nel punto successivo andiamo a fare una maglia bassa. Quindi dobbiamo alternare catenelle e maglie basse per tutto il giro e dove facciamo la catenella dobbiamo saltare un punto in corrispondenza. Quindi qui vedete il punto in corrispondenza è questo, infatti io lo salto e vado a puntare in quello successivo. Proseguo così per tutto il giro. Guardate che meraviglia la lucentezza di questo cordino, è favoloso. Una volta terminato il giro andiamo a fare una catenella e voltiamo il lavoro. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa, quindi alternare maglie basse a catenelle, però andiamo a fare le maglie basse dove prima avevamo le catenelle e le catenelle dove prima avevamo le maglie basse. Quindi io ho il primo punto che è una maglia bassa e vado a fare una catenella, quindi in realtà ho due catenelle, una che è quella per girare e una che sostituisce il primo punto. Poi vado nel punto seguente, che il mio è questo qui, dove prima avevo fatto la catenella e adesso invece lavoro la maglia bassa. Poi vado di nuovo a fare una catenella, salto il punto, vado nel successivo e vado a lavorare una maglia bassa. Di nuovo una catenella, salto il successivo, quindi il mio successivo è questo, io vado in quello dopo ancora e lavoro una maglia bassa. Una catenella, salto il punto successivo che è questo che era la mia maglia bassa del giro precedente, vado nel punto dopo che invece avevo una catenella e stavolta vado a fare la maglia bassa. Una catenella, salto il punto successivo e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo una catenella, salto il punto, vado in quello dopo e faccio una maglia bassa. Ok, quindi tutta la lavorazione è un alternarsi di questi due punti, maglie basse e catenelle, contando che devo andarle a lavorare scambiate, ok? Quindi dove nel giro precedente avevo la catenella, adesso lavorerò la maglia bassa, e dove prima avevo la maglia bassa, adesso lavorerò la catenella, ok? Quindi è un alternarsi costante di questi due punti all'interno dei giri. E in totale devo lavorare 17 giri. Con questo punto. Ok, procediamo appunto in questo modo per 17 giri. Allora, guardate, ho realizzato i 17 giri come vi dicevo prima e adesso dobbiamo andare a fare il bordo, diciamo, stondato, perché se io provo qui ad appoggiarlo sulla mia latch, vedete che ho realizzato la parte, diciamo, sopra, mi manca il laterale, quindi la parte che curva. Questa parte andiamo a lavorarla interamente a maglia bassa. Quindi io inizio subito girando e qui subito nell'angolino vado a lavorare due maglie basse nello stesso punto. Quindi nell'angolino lavoreremo sempre un aumento, diciamo, ok? E poi seguo nel lato corto, diciamo, del pannello andando a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante.
Arrivata qui nell'angolino, vedete che faccio di nuovo un aumento così e poi cambio lato e lavoro su questo lato di qua. Così sono di nuovo arrivata nell'angolo, faccio un aumento e di nuovo cambio lato e vado a lavorare questo lato di qua, poi qui di nuovo farò l'aumento e lavoro questo giro di qua e devo lavorare nello stesso modo altri 3 giri, quindi in totale sono 4 giri di bordo a maglia bassa dove andiamo sempre a fare un aumento sull'angolino. Una volta realizzati i 4 giri, questo è il risultato finale, quindi vedete che abbiamo il nostro davanti con lo spessore laterale e che aderisce perfettamente alla nostra clutch e che adesso andiamo ad incollare. Allora, come ultima cosa dobbiamo andare a incollare la parte lavorata all'uncinetto sulla nostra clutch. Allora, io vedete con un nastro di carta ho ricoperto interamente la parte di metallo per non sporcarla con la colla. Dopodiché dobbiamo andare a prendere il nostro tubettino di colla e dobbiamo andare a spalmare la colla innanzitutto lungo tutta la circonferenza della nostra clutch. E poi andiamo un po' più all'interno. Vedete, ho messo la colla così, che non ce n'è né troppo né troppo poco, né troppo poco. Dopodiché prendiamo il pezzo all'uncinetto e andiamo a posizionarlo, cercando come prima cosa di andare a mettere gli angoli nella posizione corretta. Quindi per prima cosa, appunto, dobbiamo verificare che gli angoli siano giusti, in questo modo. Thank you.
E dopo riprendiamo la nostra colla e andiamo a metterla qui sul bordo dove io prima ne avevo messa poca, così nelle parti mancanti. Poi spingiamo per avvicinare la parte lavorata, ecco, il più possibile. Qui vedete anche aggiungo un pochettino di colla e spingo bene. E ripeto questo procedimento per tutti, diciamo, gli angolini, in modo da essere sicura. Ecco, e poi lasciamo agire per una decina di minuti in modo che la colla faccia presa. Però ecco, questo appunto è il risultato. Poi appena, ripeto, la colla ha fatto presa, sarà a posto. Ecco, guardate, ho incollato anche la parte davanti, quindi questo è il risultato finale. La colla è già anche asciutta, quindi così sul retro e così sul davanti. Sono veramente molto 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 soddisfatta del risultato. Questa pochette semplicemente la adoro, è una clutch veramente molto bella. È stato anche facile realizzarla, e nulla di complicato. Anche la colla, con questa colla qui che vi ho fatto vedere, la colla Gutermann, è ottima, si incolla tutto a meraviglia, asciuga in tempi veramente molto brevi. Vi ho detto 5 minuti, ma forse ne servono anche meno, perché era subito asciutto. Questo è stato il risultato finale. Sono veramente molto soddisfatta. Fatemi sapere se provate a realizzarla. Secondo me, se non avete mai fatte, poi queste sono di una bellezza pazzesca. C'è questa qui con questa chiusura, ma poi ce ne sono tantissime, ce ne sono anche altri modelli con altre chiusure, quindi le trovate sempre sul sito www.marceliamari.it. fatemi sapere se provate a realizzarla e io non vedo l'ora di vedere anche le vostre. Un bacione, ciao.